a tutti da Davide di Audio Costruzioni. Come sempre abbiamo delle novità. Oggi parliamo di Tannoy, la nuova serie Legacy, le Cheviot, che sono davvero bei diffusori, anche abbastanza costosi, però veramente con prestazioni molto molto alte. Come sempre vi chiedo anche di iscrivervi al mio canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ok, andiamo a vederle. Allora, eccole qua, hanno misure piuttosto contenute, no? Soprattutto in profondità, perché sono poco più di una spanna. Montano un bel concentrico, questo qua, 30 cm, il 12 pollici, a differenza delle Stirling che montano il 10 pollici o della stessa serie, quelle piccoline, mi pare che si chiamano Devon, che le ho avute e non ho neanche fatto in tempo. No, gli ho fatto il video, sì, scusate. Come quelle suonano davvero molto bene. Qui abbiamo un diffusore a torre, quindi con tutte le, come posso dire, i pregi del diffusore a torre, cioè una ottima estensione. Qui c'è anche l'altoparlante, come dicevo, grande, da 30 cm col concentrico, il reflex anteriore, quindi non abbiamo problema di posizionamento in ambiente. Diffusori appena studiati, pensati, creati, no? Quindi veramente un suono bello, veloce. Devo dire che Tannoy, soprattutto con questa serie, ha un po', come posso dire, superato il vecchio modo che aveva di farci ascoltare, no? È un suono molto molto moderno. Già le Stirling, l'ho detto mille volte, ti insegnano, soprattutto a me hanno insegnato ad ascoltare in maniera corretta. Queste altrettanto, cioè suonano, come posso dire, veloce, bello, pieno, ok? Però sempre con quel filo di monitor che ti dà la, come posso dire, la correttezza di ascolto. Chiacchierò sempre molto, adesso le andiamo un po' a scoprire un po' più nel dettaglio, se riesco a leggerci. Ahimè, parliamo del prezzo. Ad oggi 2019 hanno un costo di 4.100 euro cada una. Però a volte l'importatore riesce a fare degli stock, delle partite, io non so, riesce a fare anche dei prezzi fatti bene, quindi chiedete. Qua parliamo di un diffusore a due vie, l'evoluzione dei modelli originali della, della serie Tannoy, che andremo anche a fare un test di test audio, confronto, sarà il prossimo video molto probabilmente, no? Confronto tra queste e le vecchie, visto che ce le ho proprio in casa. Due concentric da 12 pollici, il cono del woofer in polpa di cellulosa e la sospensione qua è in tela, mi viene sempre a dire carta che non è corretto perché poi tela. Il tweeter è un 33 mm, mi ricordo se non vado errato che anche la serie, la Tambury monta un 33 mm. Qua abbiamo anche il pannello qua sotto per la regolazione degli alti, ok? Che poi è un attenuatore degli alti, oppure il roll off sotto. Quindi andiamo a regolare un po' tutto quello che vogliamo. Qua cosa ci dice anche? Il cabinet è stato progettato in maniera super fantasmagorica e dietro troviamo il connettore B-Wiring. Partiamo da una risposta di frequenza da 38 a 30.000, quindi le mie orecchie oramai non ci arrivano più, arriveranno a 8.000 forse, e la potenza raccomandata è da 20 a 250 watt, diciamo di picco, perché la potenza sopportata è 125 watt RMS. Le dimensioni 4,48 8,60 per 260 mm la profondità, infatti vi dicevo non è troppo profondo, e il peso sono 29 kg cada una. La finitura, vedete, sono noce. Dentro la scatola troviamo anche la classica cera della Tannoy, se vogliamo renderle un po' più lucide. Ora vi vado a far vedere una cosa, tiro dentro la pancia perché ultimamente sono molto pancione, adesso faccio un po' anche di dieta. Comunque possiamo tirare via copertine sia sopra che sotto, ce le abbiamo tutte belle. Naturalmente secondo me è un peccato non far vedere questi bei altoparlanti. Adesso andiamo a vedere anche dietro. Abbiamo il B-Wiring, abbiamo anche il connettore per la massa. L'ho spiegato mille volte, se vogliamo mettere la massa anche al cavo dei diffusori, mi è capitato solo una volta, dei cavi che ho fatto per un signore che abitava vicino al Vaticano e aveva dei problemi con
le interferenze e ha dovuto schermare anche il cavo dei diffusori, cosa veramente molto ma molto rara. Li andiamo ad ascoltare con i nostri soliti tre brani. Oggi li andiamo a pilotare con un Macintosh, un MA5200, che è un 100 watt. Tra noi Macintosh è sempre stata una coppiata che è andata sempre veramente molto molto bene, come Macintosh e Eclipse, insomma, sono accoppiate, diciamo, già molto collaudate. Però va detto che sono diffusori facili da pilotare, hanno circa di solito 90 dB, adesso vado a vedere se qua me lo dice, no, dovrei guardarci bene, però di solito sono sempre una media via come efficienza dichiarata, però tutto sommato sono molto facili da pilotare, quindi anche un bel valvolarino da 10, 15, 20 watt, cioè le fa volare. Adesso comunque usiamo il Macintosh, andiamo con la prima prova. Suonano bene, soprattutto col secondo brano mi sono veramente piaciute tanto. Belle queste Cheviot qua, è davvero tanta roba. E credetemi, a volte l'importatore ci aiuta, noi rivenditori, con dei prezzi molto molto interessanti, quindi chiedete. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.